put something off, put something on. Cosa significano questi due phrasal verbs? Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com e nella lezione di oggi voglio svelarti il significato dei phrasal verbs che questa settimana ho scelto per te. Put something off significa rimandare parlando di incontri o vacanze, come in questa frase: I fear we will have to put our holiday off. Temo che dovremo rimandare le nostre vacanze. Put something on invece vuol dire indossare, come in questo esempio: Why haven't you put your raincoat on? It's raining. Perché non hai indossato il tuo impermeabile? Sta piovendo. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto la prossima settimana con una nuova lezione sui phrasal verbs. E nel mentre ti invito a provare a creare delle frasi in lingua inglese che abbiano come protagonisti i phrasal verbs della lezione di oggi. A presto!